Benvenuto nei nostri studi ad Adriano Viterbini. Buon pomeriggio, Adriano. Ciao, buon pomeriggio. Senti, io volevo cominciare con le mie domande, però insomma c'è una mole infinita di messaggi, di complimenti nei tuoi confronti per quello che hai appena suonato dal vivo. Ce n'è uno che mi fa particolarmente ridere, però trovo molto, insomma, molto intrigante anche per come è messo. Qualcuno che non si firma scrive: sono rimasta in macchina per sentire il pezzo di Adriano, non sapendo di chi fosse. Ho solo pensato: questo è forte e sarà morto. Grande Viterbini, perché evidentemente ti paragonava a qualche grande del passato senza sapere che eri. Grazie mille. A proposito di soddisfazione, è uscito quest'ultimo film On Sound, che arriva a due anni dal precedente Gold Foil. Anche quello l'hai presentato qui nei nostri studi. Si tratta di brani inediti e riletture tue personali di alcuni standard molto importanti. So che l'idea, da quello che ho letto, è nata praticamente da una tua intuizione, in quanto Film On Sound era un lettore a bobine utilizzato per lo più in contesti universitari, mi sembra. Ok, il Film Sound è un proiettore, un proiettore degli anni 50, portatile, che veniva usato nel universitano per proiettare conferenze, cose del genere. E la sezione audio di questo proiettore è costruita a Chicago negli anni 40-50, molto vicino alla fabbrica della Gibson. Quindi insomma è tutta una serie di collegamenti. C'è stata una serie di collegamenti che insomma mi hanno fatto rimanere un po' così. Tra l'altro una chitarra applicata a questa sezione amplificatrice di questo proiettore suona proprio bene e suona molto simile a un Gibson, e niente, costa molto meno, per cui ne ho comprati un po'. Abbiamo fatto un po' di esperimenti con mio padre e è uscito fuori un buon amplificatore. Devo dire la sincerità che non sono io il primo a fare questa cosa, perché vedendo un po' sul web è una cosa un po' comune quella di riutilizzare tecnologie del passato, perché, anche, no? Sì, anche d'altro tipo, no? Certo. Però usate per la chitarra. Tra l'altro questo produttore si presenta proprio bene, diventa proprio un oggetto bello da avere sul palco. Cioè già bello a vedersi, sì, oltre sì, che da suonare. Sì, tutto un fascino suo particolare. E niente, e da questa cosa è partita l'idea di fare questo disco. Senti, questo disco è anche intriso di collaborazioni, poi ci torneremo sopra questo particolare del tuo album. Sì. Però sono tanti i brani originali e anche le rivisitazioni. Su questo secondo aspetto mi chiedo: come sei giunto ad un
un compromesso con te stesso soddisfacente? Perché immagino che la scelta fosse molto ardua all'inizio, no? Guarda, io ho cercato di fare l'album che avrei voluto ascoltare. Io ascolto tantissima musica continuamente e spesso magari da un disco magari riesco a farmi piacere, ma che so, 2-3 pezzi. E per cui faccio continuamente delle playlist che mi ascolto in macchina, così. E quando faccio un mio album ho la forte necessità di unire insieme tutte quelle cose che più mi ispirano degli altri album, degli altri artisti, dei musicisti che stimo. E non faccio nient'altro che unirle. Ma in realtà il tutto non nasce con il presupposto di fare un disco, okay, ma soprattutto di studiarmi delle cose, di appuntare delle inflessioni musicali interessanti, dei mondi musicali. Poi magari passano 2 anni e mi accorgo che il tutto somiglia a qualcosa che mi piace, che mi piacerebbe far ascoltare, magari riproporre dal vivo. E quando scatta questa cosa, mi organizzo per fare un album. Volare anche molto alto, con chi ti piacerebbe un domani suonare e collaborare? Oddio, allora mi piacerebbe tantissimo, c'è un cantatore americano che non è molto famoso qua da noi, però è un grande, si chiama Randy Newman. Come? E con lui mi piacerebbe tantissimo suonare la slide. Ok, quindi confrontarti su beh, però insomma, quelle cose impossibili, quei sogni. Vabbè, hai visto mai, non porre limiti in questo senso. Senti, io nel ringraziarti volevo ricordare che il disco, questo Filmo Sound, è già disponibile, è uscito per Bomba Dischi la scorsa settimana, il 23 ottobre mi sembra. Esatto. Si è uscito, a partire dal 12 di questo mese invece sarà in tour, già in programma una serie di appuntamenti anche negli Stati Uniti, mi sembra di aver capito. Sì. E non è la prima volta. Mi chiedo se da amante del blues non la vivi un po' come una tua personalissima prova del 9, no? Andare in casa di chi quel genere l'ha forgiato, effettivamente. Allora, guarda, ogni volta che vado a suonare in America, cioè l'idea di, nemmeno mi metto in competizione perché trovo gente che è talmente forte
che è quel linguaggio è talmente assimilato che il paragone non lo voglio nemmeno proprio creare. Faccio la mia cosa, io sono italiano, a sud c'ho l'Africa, a nord c'ho tutta l'Europa. Cerchi di prendere un po' e tutto. Metto tutte le mie cose e cerco di fare musica con la mia personalità. È ovvio che suono anche il blues perché è il linguaggio di cui sono completamente appassionato, però ecco, insomma, cerco di non scimmiottare, no, di non essere così troppo una simile a qualcun altro. No, assolutamente. No, io mi chiedevo non se... mi vesto da bluesman. No, assolutamente. Mi chiedevo se proprio a livello tuo sentivi comunque la tensione, no? No, la tensione no. Sento. Mi piace l'idea di sapere, di avere davanti a me gente che quel tipo di musica la conosce, la parla, e, ecco. E mi mette a mio agio e forse mi dà anche quella carica, no, per dare meglio. Perfetto, senti, io ti ringrazio ancora sia per questa piacevolissima chiacchierata che per i brani che ci hai proposto dal vivo. Ancora in bocca al lupo per tutto, ovviamente torna a trovarci presto. Assolutamente, grazie mille per l'invito e un saluto a tutti e a presto.